Maria Attanasio presenta il nuovo libro Il condominio di Via della Notte, un nuovo capitolo nella tua ispirazione artistica. Ma diciamo che, ecco, la domanda è in continuità con il passato oppure una rottura rispetto al passato? Io voglio dire questo, che sostanzialmente in apparenza è una rottura, perché ho fatto sempre dei romanzi storici partendo da biografie reali, no? Cioè da persone esistenti, di cui magari si ritrova a mezzo rigo in un libro, in un archivio, in un vecchio libro, eccetera. Questo invece è un libro che non che riguarda la contemporaneità e che riguarda, ecco, però io voglio dire questo. La storia, cos'è la storia? La storia è solo quella passata oppure è anche il presente, è il futuro possibile? Ecco, se la storia è questo, il mio libro continua ad essere un romanzo storico, anche se con tonalità e modi diversi. Diciamo un romanzo storico contemporaneo. Un accostamento che a volte sembra di ripercorrere le ombre orwelliane. Sì, è stato detto questo di questo libro, anche perché dicevo, ecco, io definisco questo romanzo un romanzo sul futuro contemporaneo, cioè su quella che è la condizione politica, sociale e morale della contemporaneità, che è una condizione, che è una deriva, secondo me una deriva molto oscura, perché tanti sono i segni dell'autoritarismo, a parte l'omologazione, tutto quello che sappiamo, però dell'autoritarismo, della dittatura dell'economia, di un'informazione bloccata, controllata, eccetera. Ecco, questi segni che ci sono, e sono tanti, no? Basta pensare a quello che sta accadendo nei nostri giorni, dal Datagate alla donna del Kazakistan a forza spostata, mandata via, che è una violenza, una inciviltà totale. Dico, basta pensare a questo per accorgersi che tanti sono i segni di una dimensione, una deriva politica, che va verso, secondo me, verso la fine della democrazia. Fine della democrazia, anche perché, come dice la Merkel, la democrazia non può fare a meno dei mercati. Quindi, e se ne fa a meno, ecco, questo dice lei. E quindi se non può fare a meno dei mercati è subordinata ai mercati. E quindi andiamo verso questa dittatura dell'economia, a mio parere. Ecco. Volevo raccontare questo. Ma nel libro c'è anche una dicotomia fra nord e sud. Il nord e sud del mondo. Ad un certo punto che Nordia, tutto il mondo ormai è Nordia, perché tutto il mondo è omologato. Chiaramente il libro punta molto, sottolinea molto l'aspetto del razzismo, l'aspetto dell'omologazione, del controllo dell'informazione. Tutte queste cose sono estremamente sottolineate. C'è anche il fatto che la città si chiama Nordia, appunto, quindi del nord, ma chiaramente oggi come oggi il razzismo è al nord, talvolta appare in modo spiccato Calderoli, Docet, ma è anche al sud, a volte in certe forme di comportamento verso l'altro, no? Che in questo caso è metaforizzato da una situazione in un condominio. Una donna che arriva in un condominio e si tende a espellerla con violenza e con tutto quello che ne segue narrativamente. I tratti sembrano quasi quelli di un film. Sì, potrebbe essere un film, ma del resto una storia raccontata, narrata, è una storia che viene vista nella mente dell'autore. L'autore vede, no, per quadri quella storia e la rappresenta, almeno nel mio caso, io quando rappresento un personaggio lo devo vedere dentro la mia mente, in tutti i dettagli, no? Quindi man mano che scrivo vedo i suoi comportamenti, dove va, cosa fa, e quindi chiaramente, questo peraltro è stato detto anche di altri libri miei che sembrano le sceneggiature di un film, questo a maggior ragione potrebbe essere un film, non dico dell'angoscia, ecco, se vuoi. Perché non è un romanzo che vuole rassicurare, ma è un romanzo che volutamente vuole inquietare le coscienze della persona. Sì, dentro i tuoi romanzi c'è sempre quel contributo di sicilianità. Qui in questo romanzo dove lo andiamo a cercare? In questo romanzo non c'è questo contributo, cioè questo contributo specifico, questo legame con il territorio che c'è in tutti i miei romanzi, ecco, questo sì è un'eccezione. In questo romanzo non c'è perché io volevo dare la connotazione di una metropoli contemporanea, che a mio parere né Palermo né Catania hanno, no? Ma la metropoli oggi è Milano e Amburgo e in qualche modo, forse in qualche misura, ma non totalmente, Roma. Quindi volevo dare il senso di una dimensione molto urbana, anzi più che urbana, metropolitana. E metropolitana è omologata, quindi io penso che il centro dell'omologazione
è tutto l'Occidente omologato, ma ecco, più omologato che mai forse nel Nord, anche per certi versi esemplare dal punto di vista del razzismo, no? Cioè, voglio dire, io veramente sono indignata, sono estremamente indignata con quello che sta accadendo oggi. E quindi il mio libro vuole avvertire su questo, guardate che non si lasciano passare le cose. Dire a un ministro che rassomiglia a un orango, no? Dico, ecco, non si deve lasciare passare, non si dovrebbe assolutamente lasciare, dovrebbe indignare profondamente. E persone del genere rigettate via. Ecco, invece questo non accade. Io dico, indigniamoci, torniamo ad indignarci e a ribellarci contro questa passività totale in cui siamo immersi.